Allora, per quello anche quando ti ho detto per cosa intendi per fare marketing, io ti ho detto aiutare gli altri. Okay. Perché per me è qualcosa che la certo. meditazione mi ha reso più felice certo. e rende felici le persone attorno. Allora, peraltro il trend della meditazione, grazie. Il trend della meditazione è un trend in grande crescita. Tu hai app tipo Calm, che se ci pensi, tu paghi un'app per calmarti, no? Per dici, cioè, pago, è come quelli che ti vendono il digiuno, non so se l'avete visto. Ti mandano il kit del digiuno, non c'è dentro un cazzo. Siete dei geni. È il digiuno, non devi mangiare. Ecco il kit, paghi. Paghi per non ricevere, non so. Però Calm, ad esempio, ha dei numeri pazzeschi. Ed è un trend fondamentale quello. Per me il discorso è sempre lo stesso. Se ti vuoi far conoscere, se hai una competenza, puoi avere un metodo. Puoi partire da un metodo di meditazione. Ci sono tanti metodi di meditazione. E cerchi di avere un tuo metodo particolare. Vai a guardare, ad esempio, Ido Portal. Qualcuno conosce Ido Portal? No? Ido Portal, lui fa un... è un movimento che vuole promuovere il movimento fisico. Ed è uno studio di come dovremmo muoverci. Israeliano, molto, molto figo. E ad esempio quello ha preso un angolo ben preciso, il Portal. Poi dal punto di vista della promozione invece devi capire chi ti può dare una mano a promuovere un servizio del genere. Magari scopri che Luis è un impallinato di meditazione e tu hai un'app o un centro dove puoi dire, guarda Luis, puoi fare la tecnica di quelli dei ragazzi che hanno sviluppato il mio videogame del ping pong. Ve la dico così. Questi ragazzi mi hanno contattato e hanno detto, Monti, abbiamo pensato a un videogame per te. Si chiama Flappy Monti. Avete presente Flappy Bird? E al posto di essere l'uccellino c'è la mia faccia e tu clicchi e salti, no? Così. E io ho detto, ragazzi, no, vi ringrazio, ho ancora una dignità. E allora quello che abbiamo fatto è stato, no, ma facciamo un videogame di ping pong. Loro, astutamente, non mi hanno detto, guarda, ti mandiamo la nostra offerta. Perché, giustamente, sanno che se mi mandano un'offerta, il mio switch è diverso. Dico, ok, se tu mi fai un'offerta, sei una startup sconosciuta, 50.000 euro, ok, fammi sentire le altre startup, le altre aziende che sviluppano e vediamo qual è la loro offerta. Ti metto subito in competizione. Invece loro hanno detto, guarda Monti, senza nessuno sforzo da parte tua, noi lo sviluppiamo, facciamo tutto, te lo facciamo vedere, se ti piace provi e lo lanci, se non ti piace, no problem. Hanno fatto questa scelta. Io l'ho visto, ho detto, ragazzi, mi piace tantissimo, andiamo. Quello che succederà è che loro, anzi vi dico i numeri, perché al solito a me piace parlare coi fatti, i numeri sono in un'ora... 13.286 partite, 57.328 punti, record attuale 45 punti, un'enormità, tempo totale di gioco 219 ore. Loro avranno una visibilità da sta vicenda e la fila di clienti fuori dalla porta, grazie a aver investito del tempo, loro, per cercare di avere la visibilità sulla mia community. Quello che farei è andare a vedere degli influencer che hanno e che sono impallinati di meditazione, farei tutto quello che puoi fare per renderli felici, per dargli un servizio utile, per far sì che loro dicano, wow, assolutamente, e magari uno lo fa spontaneamente, assolutamente questo è il centro di meditazione migliore del mondo. È una tecnica che proverei. Grazie. Domande? Ciao caro. Siamo. Ti chiami? Okay. Dario. Ciao Dario, cosa fai? Ciao. Molte cose, dipingo, scrivo e fotografo. Sculture, okay. Un po' di roba. Allora, io come te mi sono autoprodotto il mio libro un paio di anni fa. È andato bene perché comunque portandolo alle mostre mi sono pubblicizzato. È andato bene all'inizio, poi è calato perché, insomma, sì. Se non tieni alta l'attenzione... Sì. L'avevo inviato a delle case editrici, però ci andava troppo tempo, sì. Altre mi hanno chiesto una marea di soldi, okay. E quindi ho fatto così.
Non riesco però a trovare il mood giusto per tenere alta l'attenzione. Ad esempio, io lo scorso anno ho presentato a Sanremo un'installazione artistica proprio di fronte al Teatro Harrison, sì, che parlava della plastica in mare. Sì. Questo mi ha dato visibilità, il sito ha visto un sacco di visualizzazioni, poi è andato giù di nuovo, insomma, okay, c'è sempre questo fare su e giù. Io non mi rivolgo a nessuno, faccio tutto da me. Okay. Non so come fare a mantenere sempre, stare sempre sul pezzo, alta l'attenzione. Dico già che non sono uno che sta proprio dietro ai social sempre. Quindi. Tu sei arrivato adesso o hai ascoltato le ultime due ore che... No, le ho ascoltate, okay, ho anche seguito una serie di tuoi video. Un aspetto secondo me è quello legato alla problematica dell'artista. Posso darti la risposta sincera o devo dirti le cazzate che ti dicono? Ti dico la risposta sincera, perché ho diversi amici artisti e vedo sempre un tratto comune, che è l'opposto di chi ha il tratto imprenditoriale, e quindi il difetto dell'imprenditore invece è zero magari sensibilità artistica, zero creatività, pure io per dire ma sì, il design è una cagata, non funziona, perché non ho quella vena lì e sbaglio, grande errore. Il problema degli artisti, se leggi il libro I veri artisti non fanno la fame, dagli un'occhiata, è uno stimolo, è pensare che il compito dell'artista sia solo creare. E giustamente, no? Cioè, è come se io ti dicessi il compito del panettiere è solo fare il pane, buono. Quello è fondamentale. Però oggi come oggi hai un problema che tu puoi essere anche un fenomeno gigantesco, ma se nessuno ti conosce è un problema. Per cui hai sempre una doppia attività. Da un lato devi essere bravo a fare il tuo prodotto, dall'altro lato devi sapere che devi comunicarlo all'esterno. E hai due possibilità. Ipotesi 1, ti metti tu di buzzo buono e cerchi di, no, come Conor McGregor, è un ottimo martial artist. Qualcuno fa MMA o combattimenti o fighting o nessuno? Tu. Ah, mi aspettavo un maschio, una ragazza, come ti chiami? Ok, mi sento più tranquillo adesso averti vicino, non so cosa fai, ma nel caso, Virginia, dammi una mano, proteggimi, cosa fai? Porca paletta, MMA, grappling e Thai box, wow, Paolo ha fatto tipo 56 incontri, 64 incontri di box thailandese, dopo potete farvi una chiacchieratina. Però la cosa incredibile è che Conor McGregor è un ottimo martial artist, ma anche un ottimo marketer. Cioè è uno che sa promuoversi. Se uno non ha però la vena della promozione, devi trovare qualcuno che sia capace di farlo. Un amico, un collega, Valentino. Cioè Valentino non è mica uno che è diventato Valentino perché era un genio del marketing. Il compagno di Valentino era quello, grande, esecuzione, il business. Valentino era il genio creativo. E allora questo secondo me è importante. O lo fai tu o trovi qualcuno. Però il fattore economico non ti deve bloccare, perché, prendila così, se tu non sei in grado di coinvolgere almeno una persona che creda nel tuo progetto, allora c'è un problema. Una persona devi coinvolgere, no? Quando tu dici, Elon Musk, citavamo prima, ma sai cazzo che uno così ha tenuto per 2 anni qualche centinaio di persone in un'isola sperduta a fare test per lanciare dei razzi nello spazio lontani dalla famiglia, probabilmente senza pagarli troppo. Perché? Perché la gente crede in lui, crede nel progetto, no? Se uno dice, io ci credo in questo artista. Ieri ho incontrato una ragazza, le faccio un esempio e poi arrivo. Ho incontrato una ragazzina, una storia incredibile, non mi ricordo purtroppo il nome, Boots Claire forse, una ragazzina che ha avuto un ictus, e tu la vedi, è bellissima, e c'erano i genitori e mi hanno detto guarda, stiamo facendo una serie di cose, lei è un'artista brava e stiamo cercando di, come dire, coltivare questa sua passione pur la difficoltà, il pregiudizio, una storia straordinaria e io farò di tutto per aiutarla. E la cosa incredibile è che tu vedi questa ragazzina e chiaramente ha un progetto che tu lo ascolti e dici Io ti aiuto. Gratis, non voglio soldi, ti aiuto. Perché ci credo in quella cosa lì. Perché credo nel progetto, credo nella persona. E questo è lo sforzo. Ah. Cioè, ah.